la lettera è importante perché mostra che immediatamente il dottor Allocca si è reso conto della situazione, come dire, in qualche modo di imbarazzo che ha creato e che ha dovuto, di cui è stato evidentemente sicuramente protagonista. Però devo dire, dato anche una ricostruzione dei fatti, io sono abituato da quando facevo il magistrato, adesso faccio il sindaco, e non vado dietro né alla titolite né a operazioni che comunque sono discutibili, perché stiamo parlando di una conversazione captata in una riunione, come dire, fatta all'interno di un ufficio di cui qualcuno ha ritenuto di registrare, e quindi con una fonte evidentemente anonima è stata pubblicata su un mezzo di comunicazione. Il nostro obiettivo è approfondire, il nostro obiettivo è capire, il nostro obiettivo è decidere tutto questo in tempi rapidi, perché a noi interessa solo una cosa: che le società partecipate, così come il comune, funzionino bene, che ci sia un clima di armonia tra le varie persone, che i diritti e la dignità dei lavoratori siano sempre salvaguardati e che ci sia anche un innalzamento della qualità dei servizi. Noi siamo una grande squadra, non ci stanno giocatori singoli, e poi, diciamo, dimostriamo di essere da questo punto di vista sempre coerenti. Vedo che qualcuno fa degli accostamenti che non esistono per nulla. Non è una questione che è nata all'interno della politica o è nata all'interno della giunta o tra un assessore e un altro assessore o all'interno della maggioranza. È un amministratore di una società che, come voi sapete, non è alle dirette, come dire, guinzaglio del sindaco, che ha ritenuto di fare delle esternazioni dalle quali noi ci dissociamo chiaramente completamente. Ma devo dire che sia nella lettera e sia in un colloquio avuto negli uffici di gabinetto di ieri ha fornito anche delle sue spiegazioni. Noi approfondiremo quello che è accaduto, non consentiremo a nessuno di minare il clima di armonia, e come vedrete in questa come in altre vicende, l'unica cosa di cui è certo è che il Comune ne esce sempre a testa alta sul piano della trasparenza, della legalità e della correttezza dei comportamenti. Io ho sempre detto a Allocca, come altri, che noi siamo una squadra. Se c'è qualcuno che pensa di fare il giocatore da solo, non va da nessuna parte. Non lo fa il sindaco, che è stato eletto direttamente dal popolo e che ha l'umiltà di stare in una squadra. Chi non ha umiltà, chi non ha la capacità di creare relazioni umane, non è idoneo evidentemente per una squadra come quella della città di Napoli e del comune di Napoli. Detto questo, anche nelle scelte più delicate il sindaco non si farà condizionare da nessuno, né da qualcuno che registra non si sa per quali finalità, né qualcuno che magari costruisce campagne chi lo sa per quali finalità. Noi siamo autonomi in tutto, siamo autonomi da Allocca, ma siamo autonomi anche da altri.